Cari amici di CDC Incontra, buonasera a tutti quanti voi. È la mia prima puntata nella vostra trasmissione ed abbiamo come ospite il carissimo Massimo Mazzucco. Ciao Massimo, buonasera. Ciao, buonasera a tutti. Caro Massimo, ciao. Tu ti occupi di informazione indipendente da tantissimo tempo ed anche come Don Quisciotto in tal senso è un sito storico. Mi trovi qui oggi eh, a condurre la mia prima puntata di CDC Incontra poiché il mio canale... Vecchio, ancora radio TV, modesto canale, il giorno di Pasqua è stato chiuso e solo grazie alla redazione di, Do di Come Don Chisciotte riesco a coltivare questa mia passione. Eh, e inizio col botta, avendo te come ospite. Tu, che idea ti sei fatto rispetto a tutto quello che avviene oggi eh, nel mondo dell'informazione? Allora, intanto fammi dire una cosa: che, eh, Come Don Chisciotte è nato nel 2003 e io in rete sono nato su Come Don Chisciotte. Cioè, io stavo negli, vivevo negli Stati Uniti, avevo cominciato a, a, come dire, a ravanare, a cercare di avere informazioni. Mi, mi, mi appassionava l'11 settembre, avevo capito che c'era sotto qualcosa. Stavo cercando e cercavo qualcuno in Italia che parlasse queste cose, e l'unico sito che ho trovato allora eh, che parlasse di queste cose era come Don Quixote. Allora mi ricordo che scrissi. Mandai una lettera e poi eh, mandai una, una fotografia, solamente una fotografia. C'era la foto della, delle torri, della, una delle torri che crollavano con il fungo di, di, di cemento che esplodeva da tutte le parti, e io avevo scritto sotto: crollo o demolizione controllata, basta. Mi ricordo che mandai quella e solo quella foto, c'è cioè l'articolo che fu, fu pubblicata, fece il record delle letture di quel periodo. Per, per me fu una, una, una e allora. Il, il direttore di allora dice, ma tu sai anche scrivere o mandi solo le foto? Dico, no, sono anche provo, proviamo a scrivere. Ho provato a scrivere qualche articolo, feci un primissimo articolo che si chiamava um, Mamma, ci hanno dirottato gli aerei, cioè prendevo in giro la storia delle telefonate dagli aerei con cellulari. Insomma, poi da lì è venuto fuori un rapporto, di, 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 di buon rapporto, siamo andati avanti più di un anno. Io poi solo nel 2004 ho aperto Logo Comune. Ma per un anno sono stato, sono stato ospite proprio di come Don chisciotte. Dunque, la domanda era cosa ne penso dell'informazione oggi? Beh, non è che si può dare una risposta eh, sintetica. Bisogna, per capire bene a che punto siamo con l'informazione oggi, bisogna appunto partire proprio da quegli anni, secondo me. Cioè quelli erano anni in cui eh, c'era veramente libertà totale di espressione. A me la cosa che faceva impazzire è che io potevo scrivere qualunque cosa che mi venisse in mente, ovviamente sperando che interessasse agli altri, la mandavo e dopo mezz'ora era pubblicata. Era una cosa per me eh, emozionantissima questa, cioè la, la scoperta della rete come modo per comunicare in quegli anni era un, un evento, adesso chi, chi nasce oggi parte già col social con l'account social, con Facebook, con Instagram, con qui, con la... non c'era niente allora. Proprio c'erano solo i siti www, anzi http:// slash. Eh, e eh, se no non usciva, capisci? E eh, c'erano solo i siti. In Italia, appunto, c'erano quei 3 o 4 lì. Quindi veniamo veramente ad un'età pionieristica nella quale abbiamo potuto eh, esprimerci liberamente e anche attrarre le persone che la pensavano come noi. Infatti una delle cose più emozionanti per me è stata, all'inizio di Luogo Comune proprio, il fatto di ritrovarmi con gente che, pur non conoscendola, la pensava come me. Ed è, è stata la prima volta che il concetto di aggregazione non, è più, na, non nasce più per, per incontro personale, ma per incontro delle menti. È stata una grossa rivoluzione. Oggi ci siamo abituati. Vai su certi siti o segui certi canali perché ti senti assimilato a loro dal punto di vista del pensiero ma tutto questo allora non c'era era nuovo quindi c'era anche questa nuova emozione di scrivere a delle persone con dei nick che di cui non conoscevi neanche la faccia che però la pensavano come te ed è stata veramente una, una fase come dire epica eroica e direi che è durata fino al 2010 sono stati 4 5 anni 6 veramente eh, di espansione lì evidentemente Deve essere successo qualcosa, cioè il sistema, il famoso sistema che per fortuna arriva sempre in ritardo. Cioè arriva sempre, ma arriva sempre con un po' di ritardo, ha capito, con ritardo, la bestia che aveva creato, cioè, aveva creato questa possibilità alla gente di comunicare direttamente, senza filtri, e soprattutto per la prima volta c'era un, un livello di connettività orizzontale, non più verticale, cioè la televisione c'è un signore. Che ti dice le cose tu sei lì a casa col panino in bocca con le pantofole che ascolti ma non è puoi assimile. reagire com'è? è assimile dico è assimile guarda... e bevi, bevi e basta quello che lui versa dentro e tu te lo bevi non puoi fare niente esatto Quindi, guarda che sorpresa direi. massimo dalla regia ci hanno trovato un tuo articolo del 2004 allora cos'è questo? Il video che prova che l'11 settembre... Manco me lo ricordo che cos'è questo sito sì, È un tuo articolo. Dalla regia eh, sono andati subito alla ricerca. Vedi, tra... il web serve anche a questo, no? Se trovi, se trovi il, 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 il primissimo che si chiamava Mamma, ci hanno dirottato l'aereo. Era una presa in giro dei, dei, della questione del telefono. Se trovate quello, me lo ricordo ancora perché per me vedere pubblicato un articolo fu un'emozione molto forte. Vediamo se dalla regia ci danno una mano. E quindi, eh, restando in argomento, Massimo, tu sei stato, insomma, hai vissuto un'epoca di pionerismo, come hai detto, eh. ma ad oggi cioè ecco, poi, la Commissione eh, europea sta facendo, sta creando questo decreto che è un Digital Service Act, l'hanno chiamato, no? Infatti. A abbiamo ancora questa libertà di pensiero? Di pensiero sì, di espressione molto meno. <ride> possiamo, Puoi <ride> pensare quello che vuoi, ma, ma, non, ma non devi scriverlo non devi scriverlo esattamente. La libertà di pensiero è l'ultima a morire, muore con te, vabbè, è chiaro. Esatto. Ma, eh, sì, e noi che facciamo è... queste informazioni un po' diverse, eccolo, eccolo qua. qui, eccolo qua. Eccolo. Mamma mia, che, che, che emozione, pensa, che bello. La grande Questo? bugia telefonata dal cielo, esatto, che è bello. Ecco. Ritornare su come Don Quixote ti ha fatto bene, dai. Esatto, esatto, sì, sì, sì. E, e quindi tu, in tal senso, come pensi che noi dovremmo, dovremmo o dobbiamo reagire da agosto in poi rispetto a questa situazione Guarda, che magari eh, dalla regia dopo ci mandano il contenuto. No, bisogna, sì, bisogna capire esattamente in che cosa consisterà questo nuovo giro di vite perché adesso, per adesso il giro di vita lo hanno messo sui grandi social, cioè hanno capito che il grande mezzo di diffusione non è il sito personale di Mazzucco o il sito personale come Don Chisciotte. Eh, a noi come siti lasciano fare quello che vogliamo perché abbiamo il nostro numero di visite limitate quelle che sono sono, e non diamo fastidio. Hanno capito che il social invece è orizzontale, cioè è veramente fai un video che per caso ha qualcosa di impotente da dire, di colpo fai 2, 3, 4 milioni di visualizzazioni e quello dà fastidio. Allora la prima cosa che hanno fatto è chiusi, hanno, hanno messo il controllo, il tappo su YouTube e su Facebook, anche su Instagram, che io non lo uso, ma credo anche su Instagram che è comunque della stessa famiglia. Eh, scusate. Dopodiché, adesso vedremo quale sarà il prossimo passo. I, è, è difficile già adesso a girare, per, per fare un video su YouTube su, su certi argomenti, come per esempio la, per, la pericolosità dei vaccini, non puoi farli, lo sai già. Quindi sai già che se tu lo pubblichi ti becchi lo strike. Eh, il prossimo giro teoricamente dovrebbe essere... L'aggressione mirata ai siti singoli, cioè verranno su come Don Chisciotte a dire oh, questa roba qui non si può mettere, o, o da Mazzucco su un comune o in qualche altro sito a dire questo non, non lo puoi pubblicare. Ma lì è veramente un passaggio grave perché lì eh, purtroppo riveli che stai eh, negando la libertà di espressione. Cioè, nel momento in cui tu dici YouTube è mio e sul mio canale metti quello che dico io. Va bene, puoi ancora dirlo. È un canale privato, si potrebbe discuterne, ma puoi dirlo. Ma quando tu vieni a casa mia, a casa mia, tu dici tu non puoi nel tuo canale dire questo, è censura de, de, dei peggiori livelli. Quindi io non so fino a che punto oseranno, penso che sia un più un vorrei, ma non posso, questa legge, spero che sia così. Però scusami, comunque i social è vero che sono, uh, non sono privati, ma sono delle piattaforme tra virgolette pubbliche anche se sono in mano dei privati ma loro per quale motivo poi in che maniera devono decidere quello che possiamo passare o meno su un social se noi ah, usiamo okay. dei toni pacati, dei toni pacati e, e con educazione è un modo comunque per recintarci non credi è ovvio che è ovvio che non possono che non dovrebbero Stiamo, sa, sappiamo benissimo che siamo censurati è il motivo per cui lo siamo infatti nel racconto di prima mio che, nella ricostruzione veloce che stavo facendo manca proprio questo passaggio cioè arrivati verso il 2010-2012 hanno cominciato a capire la potenza di internet, specialmente quando sono esplosi i social. E a quel punto hanno cominciato a preoccuparsi di come fare a bloccare la, 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 la diffusione di certe informazioni. Nel contempo è successa un'altra dinamica molto interessante che riguarda la televisione mainstream, la tv proprio. Cioè fino al 2008, 2009, 2010 si poteva ancora... Eh, andare in televisione a discutere di qualunque problema con la formula classica del pro e del contro, ma si poteva fare cioè nel 2006, eh, diverse volte Mentana ha invitato me a parlare, diciamo, contro la versione ufficiale dell'11 settembre, dall'altra parte metteva attivissimo il sostenitore della, della, della versione ufficiale, c'erano degli scambi, eh, diciamo, civili. Lui faceva da arbitro, dava la palla a uno, dava la palla all'altro, e, alla e alla gente a casa faceva la propria opinione da un certo punto in poi si è capito che quella roba lì era troppo pericolosa perché se tu mantenevi la discussione aperta in rete mentre da sotto da, quindi dalla rete veniva eh, scusa se mantenevi la discussione aperta in tv a livello mainstream mentre dalla rete venivano fuori argomenti sempre più pericolosi non andava bene per il potere perché quegli argomenti pericolosi poi tra tra Trasudavano fino alla popolazione generale, che è quella che guarda ancora la televisione. Ed ecco che allora la televisione ha cominciato a stringere il suo cannocchiale ed è venuto fuori lentamente quello che oggi definiamo il pensiero unico cioè oggi, o stai dentro quel pensiero unico, oppure in tv non, in TV non ci vai più, oppure ti invitano, ma ti, ti fanno ti trattano talmente male e ti fanno dei trabocchetti talmente vigliacchi che non vale neanche la pena di andare. e Ti danno del complottista. Ti invitano uno contro quattro ti danno addosso come, come se tu fossi un appestato e alla fine se riesci a uscirne vivo è già tanto, ma la gente a casa non si fa una buona impressione di quello che dici tu perché vede la gente purtroppo ragiona molto di pancia in queste cose, quando non hai le informazioni eh, vede uno che gli danno tutti contro e dice quello lì ha torto, no? È normale ed è una tecnica che infatti che bisogna evitare. Io ho ricevuto negli ultimi anni un paio di inviti a proprio partecipare a a Trasmissioni diciamo di talk show di questi argomenti e da un certo punto in poi non sono più andato perché chiedevo chi sono gli altri ospiti, e dicevo: eh, Non te lo possiamo dire, ma non ti preoccupare, dicevo, No, no, mi preoccupo. Mi preoccupa, come? Sì, <ride> mi preoccupa come il fatto stesso che non me lo diciate, mi preoccupa molto. Vi saluto e divertitevi da soli, facciamo così. Sì, e quindi Massimo, diciamo, non c'è più una scala di grigio nell'informazione o è tutto bianco o è tutto nero. E hanno, hanno, hanno eliminato quello che era il confronto tra persone che magari avevano opinioni diverse, giusto? Allora, a livello mainstream sì. Sì, a livello mainstream. mainstream. Il, il famoso frame di cui parla sempre, parlava sempre Foa, cioè il, 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 il riquadro, dentro il quadro bisogna comunque stare per, essere, per accedere alla tv, si è stretto talmente tanto che da, da, da un riquadro è diventato un binario praticamente. Cioè tu o viaggi su quella linea lì o non viaggi proprio in televisione. In rete, invece, sta succedendo un altro fenomeno al quale io suggerisco di fare un po' di attenzione, perché sta succedendo invece la polarizzazione totale. Cioè l'opposto che di quello che accade in televisione. In televisione ormai o la pensi così o in, in rete ci sono su certi argomenti delle polarizzazioni totali, per cui il grigio non lo si trova più, perché o stai di qui o sei di là o dici una certa cosa o se di colpo sei un debunker, un, un uh, gatekeeper. Eh, esatto, la mia, la mia riflessione era proprio questa qui, perché noi abbiamo avuto la sensazione che eh, in rete troviamo delle opinioni totalmente diverse dal mainstream e se appena tenti di dare un'idea diversa da quello che passa in rete, vieni soprannominato fact checker, debunker, quindi non c'è più grigio nella, nella comunicazione. Internet, nostra delle informazioni, facciamo noi se vai appena appena fuori dal binario come opinione o come una riflessione. Vieni nominato debunker sui media. Non ci puoi andare perché sei nella controinformazione. Quindi, ecco perché ti chiedevo: io questa scala di grigio non la vedo più. È una cosa che sì, hai notato. Anche tu è una cosa un po, più, un po' più sottile di così. cioè non è che vieni nominato debunker se tu tieni certe posizioni all'interno delle posizioni alternative. no? Esatto, se tu non segui un, un per esempio, se faccio un esempio che è successo a me questi giorni. Eh, io, ovviamente, sto dalla parte di Putin. Ho fatto un documentario sull'Ucraina, cioè non è che gli sto dalla parte di Putin, do ragione a Putin in questa situazione no? da sempre. Ho fatto un documentario l'anno scorso, è stato visto da, da dire, un bel po' di persone. La mia posizione è chiara. Eh, L'altro giorno, quando c'è stato l'attacco al Cremlino, ho suggerito che secondo me potesse essere un, un, una, una, una false flag. Che si sono fatte i russi da soli allora di colpo sono arrivati in una ventina di commenti ecco mazucco ha gettato la maschera eh, eh, di colpo non è più quello che dice non c'è cioè, praticamente il grigio non esiste più o, o, o putin è bravo sempre fa tutto bene bravissimo è un santo cioè, appena dice qualcosa che sicuramente anche lui può aver fatto allora se tu che hai gettato la maschera, sei un debunker, sei un finto coso, sei un gatekeeper. Scusa, un gatekeeper che sono quelli che, che portano il, il, il greggio a pascolare nei prati, che vogliono loro, esatto. eccetera, eccetera. Ecco, questa è, è la cosa. Cioè, sì, infatti, si, in questo, dimmi. Va vai, scusami, ti volevo fare proprio una domanda in tal senso, perché tu hai analizzato benissimo quelli che sono stati gli attentati delle Torri gemelle insomma, nei dettagli e quant'altro. Noi abbiamo preparato proprio il contenuto di questo drone che va sul Cremlino. Tu, che idea ti sei fatto? Chiedo alla regia di mandare il contenuto. Perché eh, noi l'abbiamo visto un po', però non abbiamo le tue capacità in tal senso. Se eh, ci dai spiegazioni nel merito, però ti L'immagine del drone? Eh? Sì, 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 sì. Ma niente, mi ha semplicemente colpito il fatto che... Questa, questa scena avviene a fa, come si dice in cinema a favore di camera cioè c'è già l'inquadratura pronta sul tetto del clemrino arriva questo affare qui e puff a, a parte non, non ho capito bene che cosa lo colpisca ma viene fatto esplodere proprio lì sopra cioè è molto da una parte è molto come dire guardate che bravi che siamo a difenderci! dall'altra ti dici ma scusa no, non potevi abbatterlo 20 metri prima visto che se sei lì che lo stai mirando magari anche 20, prima, 20 metri prima l'avrai già visto il secondo dubbio che mi è venuto è sull'efficacia di un'azione del genere. Cioè, quando uno dice hanno cercato di uccidere Putin con un drone, ma voglio dire, è abbastanza ridicola la cosa. Non è che Putin passa le notti sul tetto del Cremlino nudo a fumare le sigarettine, aspettare che gli arriva il drone che gli fa cadere la granata in mezzo alle ginocchia. Cioè, è chiaro che non è così. Quindi quelle due cose mi hanno un po'. Mi hanno un po' insospettito solo questo, ma poi di che può essere di tutto alla fine. Tutte le ipotesi abbiamo visto che stanno in piedi. Tutte. E che poi sì, è, è strano, chiedo alla regia di mandarlo il contenuto. Comunque è strano che questo drone sorvoli tutta la capitale moscovita e arrivi fin sul Cremlino senza essere stato battuto in precedenza? No, se, se l'ha attraversata, c'è anche chi dice che può essere stato lanciato da dietro l'angolo. Da... Non so io chi è che da dietro l'angolo del Cremlino può lanciare un drone, ma tutto è possibile. Ma diciamo, non è, una cosa, non è stato un episodio importante sicuramente, però era proprio per darti un esempio di questa polarizzazione che c'è in rete, cioè il fatto che tu abbia una certa posizione, di colpo appena suggerisci anche una sfumatura di grigio, di colpo sei un venduto, sei uno che... Questa è la cosa molto pericolosa fra di noi. Perché certo. vuol dire che non siamo più capaci di ragionare e di giudicare, cioè cosa c'entra il fatto che io possa pensare che, drone, che, che Putin si è fatto una cosa del genere con la mia posizione generale rispetto alla Russia, che rimane assolutamente immutata. Sono cose che dobbiamo stare attenti a non, a non eh, prendere, sì, appunto, noi, si ha, si ha la sensazione che si critica un pensiero unico e poi dall'altro lato dove siamo noi della controinformazione si sia creato un altro pensiero unico. Eh esatto è l'effetto opposto e quindi, radicalizzato esatto. e non va bene. Non lo va spirito politico bisogna... è, è andato a farsi benedire insomma. Eh sì, massimo. Sì, 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 esistono dimmi. Ci sono. Esatto. Tu rispetto a quello che sta accadendo insomma tra Russia e Ucraina che idea si è fatto? In quale direzione sta andando questa guerra? Cosa ci sta portando? Sta andando verso uno stallo assolutamente irrisolvibile secondo me. Cioè è evidente che la famosa controffensiva dell'Ucraina di primavera, no, per adesso non c'è stata, ma anche se dovesse esserci si capisce chiaramente che era più parole che altro. Sul terreno c'è una guerra, dietro alle scrivanie dei grandi, eh, delle grandi cancellerie ce n'è un'altra. Quella sul terreno purtroppo è orribile. E manda al massacro gente da una parte e dall'altra in, in modo assolutamente vergognoso. Eh, ma quella guerra lì non sposta niente, quella sul terreno sposta no, 20 metri in più di qua, 30 metri in più di là, 5 chilometri di qui ne perdi e 3 di là li prendi. Ma ormai più o meno è chiaro che la nuova conformazione territoriale è quella, ed è anche chiaro che i russi non molleranno mai quello che hanno preso perché ne va dell'orgoglio nazionale assoluto. Quindi a bisogna che la soluzione arrivi a livelli più alti e a livelli più alti arriverà soltanto quando troveranno una formula per chiuderla lì, in modo che nessuno possa dire: Io ho vinto, ti ho battuto. Ecco, cioè, devono trovare un modo per cui ciascuno possa dire: Non ho perso, mi è andata bene, è andata bene così, ai, ai propri popoli relativi. A quel punto l'America la avrà ottenuto il suo scopo principale. Che era uno di separare l'Europa dalla Russia e ci è riuscita in pieno, e due di sfinire la Russia economicamente e militarmente, cosa che sta riuscendo a fare, soprattutto militarmente. Quindi, una volta ottenuto quello, anche gli americani non avranno più motivo. Eh, chi è destinato a saltare? Ovviamente Zelensky, perché Zelensky continua ancora a recitare, si sveglia tutte le mattine, si mette il trucco d'attore e parte a fare, a fare quello dell'eroe dei due mondi, quello che lui fino alla fine non cederà neanche un centimetro. Zelensky da un giorno all'altro quando non serve più, se sappiamo come sono fatti gli americani, lo tolgono di mezzo e o è molto molto veloce a scappare, andare in una delle sue ville a Miami o da qualche altra parte e ritirarsi in buona pace, ma se ritarda mezzo minuto di troppo uno non esce vivo da questa situazione, lo fanno fuori loro. Quindi insomma questa guerra finirà senza vinti eh, vincitori, deve... e vincitori ne pagherà le pene. Deve, le, bisogna le trovare una formula, non ci può essere uno che dica ho vinto perché l'altro non accetterà mai, quindi deve essere trovata una formula che permetta, è come la situazione della Corea, con, siamo, con la Corea siamo ancora in stato di tregua dal 1954 mi sembra, sono più di 60 anni, 70 anni, sì. non è mai finita sì. la guerra lì, com'è? Sì, più, più o meno sì, esatto, 54 eh, se esatto, cioè, non erro. Sì. Eh, nessuno ha vinto, nessuno può dire io ho vinto la guerra di Corea, perché non c'è stato, non c'è ancora il trattato di pace, non c'è niente. E quindi sarà una cosa che deve finire così anche qua, per forza. Invece, rispetto alla, allo scontro che sta avendo tra Cina, Taiwan Stati Uniti, tu come la leggi questa situazione, questa storia geopolitica del Pacifico? Come la vedi? La leggo come una, una nuova potenziale ucraina purtroppo con la Cina di mezzo e non più con la Russia. La Cina secondo me per certi motivi è ancora più temibile, per come sono eh, rigidamente de decisi a proteggere ciò che riguarda loro. Loro non, non perdono mai occasione, i cinesi, di dire non vi immischiate nelle nostre cose. Questo è un problema nazionale. Ricordiamolo per chi non lo sapesse. Eh che la questione di Taiwan è una questione puramente cinese. Taiwan è un pezzo di Cina, è l'isola su cui si rifugiarono eh, gli uomini di, di Chiang Kai-shek quando, persero la, 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 quando la, ci fu la rivoluzione di Mao, i nazionalisti perdenti si rifugiarono su quell'isola, ma è un'isola cinese. Si salvarono perché? Perché gli americani misero le, le, la settima flotta di mezzo nello stretto per proteggerli e per Devo poter salvare come? Nella fuga, sì. Per proteggere la loro sì, fuga. Si sono americani. messi di mezzo. È come se da noi fosse finita la, la, la guerra mondiale, i nazisti si fossero, i fascisti si fossero rifugiati sull'isola d'Elba e gli americani avessero messo le navi di mezzo per in, impedire all'Italia di venire a prendere i fascisti che erano rimasti sull'isola. Questa è la situazione. Ma è roba lì l'Isola d'elba è italiana. Non è che deve arrivare un altro adesso a dirsi dal modo: lì dovete fare così. Quindi i cinesi hanno perfettamente ragione nel dire: questo è un problema nostro, lo stiamo risolvendo noi, fra l'altro in modo molto delicato, perché hanno trovato questo equilibrio che gli permette di dire eh, Taiwan fa parte della Cina, ma ha le sue regole indipendenti, eccetera, eccetera. Ma non venite a berci le scatole. Invece, gli americani purtroppo hanno il vizio che vogliono fare gli sceriffi del mondo e devono andare dappertutto a dire: qui si fa così, là si fa cosà. E finché non passa questo vizio, i problemi non finiranno. Massimo, tu hai, hai analizzato in un documentario intitolato Il nuovo secolo americano eh, che presentava tutti i retroscena storici, politici eh, gli attentati del 12 settembre poi abbiamo attraversato la crisi del 2008 abbiamo attraversato questa post-pandemia anzi, questa pandemia tu oh, come la leggi ora? Eh, come la leggi questo nuovo secolo americano che si presenta dei neoconservatori in questo mondo un po' multipolare che si sta creando? Ancora motivo di esistere l'America o no? Il nuovo secolo americano è durato vent'anni. È durato vent'anni, cioè dall'inizio del secolo, che loro pensavano che sarebbe stato un secolo, perché quando scrissero il famoso documento intitolato Il nuovo secolo americano, cioè Rebuilding America's Defenses, si chiamava, e c'era il capitolo dentro The New American Century proprio, era un momento in cui la Russia era completamente a terra, L'Unione Sovietica era già stata spopolata parliamo della fine del secolo scorso, negli anni 90. Putin era un ragazzino che era appena arrivato al potere, nessuno immaginava mai che avrebbe rimesso in piedi la Russia in questo modo, e quindi loro si, si, si ponevano eh, eh, come gli sceriffi del mondo. Loro dicevano: Adesso siamo l'unica potenza rimasta. Siamo a capo. Queste sono citazioni del loro documento: Siamo a capo di un'alleanza internazionale. Che ci permette di non tenere nessuno temere nessuno al mondo traduzione, possiamo andare a fare quello che vogliamo perché tanto nessuno potrà mai dirci di no. E questo è l'inizio del nuovo secolo americano. Il nuovo secolo americano è durato 21 anni ed è finito. Secondo me, il 24 febbraio, si cioè 22 è finito il 24 febbraio dell'anno scorso, nel momento in cui Putin ha deciso di invadere l'Ucraina e ha detto: basta. Adesso avete, avete finito di rompere le scatole, gli equilibri cambiano e lentamente ma neanche tanto si sta passando dall'unipolarismo che gli americani sognavano a un multipolarismo che invece a loro darà molto più fastidio nei prossimi anni quindi secondo te questo blocco che si sta creando russia cina india il brics in generale gli crea un bel po di problemi gli sta già creando fanno finta di niente fanno finta di niente perché sono bravi a far finta di niente eh, specialmente gli imperi, tutti gli imperi nella storia ci hanno insegnato che quando sono vicini alla decadenza diventano da una parte più arroganti e dall'altra più ciechi, cioè non vedono, non vogliono vedere quello che sta succedendo finché non ce l'hanno in faccia. e Adesso siamo nella fase in cui non vogliono ancora vedere, pensano ancora di essere i padroni del mondo e credo che nei prossimi 10-20 anni se ne accorgeranno sulla loro pelle. A quel punto speriamo che non si comportino come molti eh, imperi nella fase finale che piuttosto che eh, sparire preferiscono dare il colpo di coda e dicono va bene, muoia Sansone e tutti i filistei, cioè ci tirano tutti dentro in una guerra totale pur di non dover affogare loro e rientrare nelle loro... Che fra l'altro l'America avrebbe tranquillamente le risorse economiche per vivere in pace senza andare a depredare il mezzo mondo. Basterebbe abbassare un pochino il livello di vita, ti accontenti di rubare un po' di petrolio in meno eh, da, da qualche parte, un po' di risorse in meno dall'altra, possono vivere tranquillamente, ma è la loro mentalità che glielo impedisce, perché questi sono i, i pronipoti, i discendenti degli inglesi, e gli inglesi sono sempre stati imperiali fin dal 1600-1500, quindi questi hanno quella testa lì, e sono diventati è, loro lì ce in... l'hanno nel come? DNA, insomma, eh, sì, ce l'hanno nel DNA e questo è il problema, Massimo. Ascolta, siccome te sei comunque un pozzo di conoscenza, eh, ti vorrei fare anche qualche domanda un po' più politica se non ti dispiace. Tu quale qual idea ti sei fatta rispetto a questo flusso migratorio? Cioè, secondo te, questa politica vuole veramente accogliere gli immigrati per i loro bene o altri scopi? Secondo te? Questa politica quale il governo attuale? Sì. No, potessero farne a meno li, li, li brucierebbero tutti dal, prim dal primo all'ultimo. Se, se, se vai a vedere nei sogni segreti di Salvini, i sogni sono quelli, ovviamente. Sì, Poi non ma non dire ma segreti, che... o sono stati già sbagliati? No, vabbè, se, diciamo, se uno ha un po' di intuizione fra le righe, capisce quando ti dicono possono venire, ma soltanto quelli legali, eh, ti stanno dicendo, praticamente, è come se non, non deve venire nessuno, praticamente, no? Eh, però non ho capito bene la domanda, cioè, cioè nel senso loro hanno questa, eh, questa voglia di accogliere sbandierano so fatto di dover accogliere questi flussi migratori. Vedendo queste date che stanno arrivando, vedo dal governo sì. sia dalla Meloni che dal PD, dalla stessa Schlein, dicono: No, dobbiamo accogliere, accogliere, accogliere. Ma sindaco... no, lo... eh, che lo dicono In fatto? modo molto diverso, lo dicono in modo diverso. La Meloni dice: sì. Siamo obbligati ad accogliere. Perché non possiamo farli annegare, questo è il succo della sua è posizione. L'altra dice: Dobbiamo accoglierli perché siamo, nelle, perché siamo gentili, perché siamo, siamo generosi, perché, eccetera, eccetera. A Capalbio non ne vogliono neanche uno di questi qua, eh, quelli, i, i, i pidini Perché quella volta, mi ricordo che è storica, che rimase 10 o 15 anni fa. Che si volevano mandare 340 Capalbio sono insorti tutti quelli di Capalbio e eh no, scusate, eh, che va bene da tutto non è la casa nostra. <ride> ecco quindi quella è stata, è stata proprio la, 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 la cartina al tornasolo di come pensa questa gente. Venite, venite, ma a casa degli altri, a casa nostra, no, perché dal vestidio, sporcate il giardino esatto, così. Un po' radical 5, no? Mamma mia! Per cui sono due posizioni completamente diverse, completamente diverse, a Meloni se trovate in una situazione. Dove chiaramente ha capito finalmente che il problema è l'Europa, cioè ha toccato con mano che sono tutti gli altri bastardi europei che se ne fottono e ci lasciano con questo problema e, e fanno tutti finta di niente. E Evidentemente ha capito che noi non abbiamo le forze per piantare i famosi, per battere i famosi pugni sul tavolo, perché evidente, se no l'avrebbe fatto. Quando è andata e ha parlato, è tornata dicendo. Sì, abbiamo ottenuto delle promesse, impegni, parole, parole, parole. Cioè, abbiamo capito che l'hanno riempita di parole, ma che lei di più non poteva ottenere. Evidentemente non abbiamo un potere di, 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 di contrattazione a livello europeo tale da poter imporre questo problema come un problema di tutti. Quindi ce lo teniamo. Massimo, noi siamo quasi arrivati in struttura d'arrivo e chiederei alla regia di poter mandare il contenuto 3 che va ad indicare quali sono tutti i tuoi lavori che hai fatto in questi anni Oi. e li possono trovare su luogocomune.net. ti vorrei chiedere Grazie. di nulla figurati puoi, puoi dire agli spettatori di Come Don Quixote quali sono i tuoi progetti futuri e se hai qualche altro documentario in cantiere magari sto lavorando da, da diciamo da dicembre ho smesso di lavorare di, scusami ho smesso di fare le trasmissioni settimanali che mi portavano via praticamente tutto il tempo perché? Proprio perché voglio tornare a fare documentari. Ne ho iniziato uno nuovo, è sulla storia delle, la storia delle banche centrali. Ci sono arrivato circa un terzo del lavoro, più o meno. Spero di finirlo per fine anno, eh, perché è, un, è, è una materia complicata, ho 28 libri. Cioè, mentre vado avanti a lavorare, devo anche andare avanti a imparare, perché non è una materia che conosco bene. Quindi ogni piccola frase che metto dentro, passo due giorni a controllare tutto su, su libri vari. Però è un lavoro che mi piace molto e penso che potrà anche avere una certa utilità alla fine, se riesco a farlo bene. Massimo, ti volevo giusto fare un'ultima domanda, perché eh, vedendo una tua trasmissione mi hai fatto sorridere perché hai utilizzato una tecnica inversa di, eh, per far usufruire agli utenti di quelli che sono i tuoi lavori. Cioè, hai messo gratuitamente su internet, in prima battuta, quelli che erano i tuoi documentari e poi dopo logicamente chi ha voluto contribuire a quelli che erano eh, appunto i tuoi lavori potevano e possono acquistarli sul tuo sito. Come mai hai utilizzato questo modo inverso di pensare? Perché sai, di solito chi fa delle cose dice, no, io le metto in vendita e poi dopo le faccio andare gratis. Hai usato Perché la tecnica veramente contrario, mi, Sì, perché mi sono reso con due cose. Primo io ritengo che la rete debba essere veramente un luogo libero ma veramente, non a parole dove tutti possono condividere tutto e tutto deve essere gratis perché è la bellezza della dimensione di questa rete: che non devi pagare per avere un'informazione. Il secondo motivo è che, visto gli argomenti che trattavo io, non mi sembrava giusto. Metti, per esempio, non so, il film sul cancro, le cure proibite. È, è, un, è, un, è un documentario che io non posso pensare che c'è qualcuno che magari rischia di non vederlo. Perché non hai 20 euro o 10 euro per comprare il DVD e rimane senza quelle informazioni che sono informazioni per me fondamentali? Quindi, trattandosi di argomenti che riguardano tutti, mi è, mi è sembrato giusto mettere a disposizione di tutti subito. Poi ho fatto conto che qualcuno magari fosse riconoscente, e per fortuna la cosa ha funzionato. Per cui, moltissima gente mi scrive, mi ordina il DVD, dice: guarda li ho già visti tutti sei volte. Però adesso vorrei ordinarti e per averli, dice da una parte, e perché così per altri il mio contributo. Quindi è stata veramente una, una bella sorpresa scoprire che c'è un sacco di gente meravigliosa che nonostante i film li abbia già visti poi decide comunque di darmi un, un contributo. Mi ha, ha fatto molto piacere. E permettono di far, far fare anche altri lavori come quello che stai completando magari per il fine anno e permettono di vivere tranquillo esatto. io sono uno che sa contenta quindi non... a me basta avere il frigo pieno la, la moglie contenta la macchina i bambini non è che ho bisogno di grandi cose quindi avendo quello per me io sono, sono felice sei a posto così massimo io ti ringrazio vivamente in primis per aver accettato il nostro invito poi per aver fatto sì che la mia puntata anzi la mia prima puntata su come don quisciotte come conduzione avesse te come ospite e colgo l'occasione per salutarti, per ringraziarti e saluto tutti i nostri telespettatori. Ciao Massimo e grazie mille e alla prossima. Ciao. E io saluto anche tutti gli amici di Come Don. Alla prossima, ciao.